L'Italia in fabbrica, un programma di parole di management. Buongiorno e ben ritrovati. Io sono Giorgia Pacino e questa è l'Italia in fabbrica, il dietro le quinte del manifatturiero italiano. Oggi parliamo di Digital Twin, ovvero di gemello digitale, la rappresentazione virtuale di un prodotto, di un processo, di parte di esso sta diventando sempre più interessante in un contesto di digitalizzazione delle attività manifatturiere. Ma come funziona questa replica virtuale e quali vantaggi può portare nella quotidianità del lavoro all'interno di un'impresa? Lo chiediamo subito all'ospite di oggi. Do il benvenuto ad Andrea Maria Zanchettin, professore al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Buongiorno professore e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti. Grazie a voi. Bene, professore, allora cominciamo dall'inizio. Che cosa si intende per Digital Twin e come funziona questo gemello digitale? Bene, Digital Twin appunto è una parola inglese che possiamo tradurre con gemello digitale. Che cos'è? È quello che appunto già la parola suggerisce, quindi è una copia digitale, quindi stiamo parlando di software, di dati, di un qualcosa che ha una certa rilevanza a livello del mondo manifatturiero. Potrebbe essere un prodotto, ma potrebbe essere anche un processo. Quindi possiamo parlare di un gemello digitale di prodotto, quindi una copia digitale, virtuale, informatizzata di un prodotto che stiamo sviluppando, oppure anche del processo di produzione di un determinato prodotto, addirittura di un'intera linea di produzione. Ecco, e quali benefici può portare allora l'adozione di questo modello digitale all'interno della fabbrica? Allora, parliamo soprattutto di modello e di digital twin di processo. Quindi è un processo produttivo, ne ho una copia digitale, quindi un modello che riesco a sintonizzare, quindi rendere più simile possibile al processo manifatturiero vero, quello fisico, utilizzando i dati che provengono da questo modello fisico, dal processo fisico. Allora, come lo utilizzo? Il primo utilizzo che posso fare è ovviamente cercare di predire il comportamento futuro del mio processo manifatturiero e magari sulla base anche di possibili decisioni che io posso prendere. Quindi io posso fare delle analisi di scenario e cercare di capire come un certo processo produttivo evolverà sulla base di decisioni che potrò prendere nell'immediato futuro. Ecco, quindi abbiamo parlato di previsioni. Le chiedo allora quali applicazioni del gemello digitale consente già oggi la tecnologia e anche forse come variano all'aumentare del grado di complessità delle operazioni che si svolgono dentro una fabbrica. Allora, secondo me possiamo parlare di due macro tematiche. La prima è sicuramente quella della manutenzione predittiva, quindi ho una parte di un processo che vado a digitalizzare, quindi mantenere una copia di quella parte del processo che mi aiuta a capire quando ha senso intervenire per fare una manutenzione. Ma l'altra parte, che è il tema di cui mi occupo e di cui ho anche parlato sulla rivista nell'ultimo numero, è appunto il digital twin, quindi il modello digitale di un intero processo manifatturiero. Pensiamo ad esempio a una qualsiasi stazione o linea di assemblaggio. Ecco, quando abbiamo una domanda variegata sia nei numeri sia nel mix produttivo, potrebbe essere conveniente, anzi lo è sicuramente, l'abbiamo dimostrato, cercare di prevedere l'effetto di possibili scelte che sono: comincio a produrre questo batch, comincio a produrre questo lotto piuttosto che l'altro, piuttosto che metto temporaneamente in pausa una certa produzione e quindi riconfiguro una linea per produrre un altro lotto che magari è arrivato nel frattempo e che però ha una richiesta molto più grande, quindi mi devo portare avanti nella produzione. Ecco, il Digital Twin è sostanzialmente uno strumento che è in grado di simulare anche nel futuro il comportamento del mio processo.
e simulare in funzione di alcune variabili, appunto quelle che le domande che ci siamo fatti. Comincio un nuovo batch piuttosto che vado avanti, piuttosto che lo metto un attimo in pausa per incominciare una nuova produzione. Sono tutte domande che in qualche modo a livello programmatico posso fare al Digital Twin. E questo mi risponde sostanzialmente dandomi dei KPI. Quindi è meglio fare questa cosa piuttosto che fare quell'altra, perché in questo modo riesco ad essere più efficiente, diminuire o annullare se possibile i tempi morti e così via. Ottimo, lei appunto citava l'ultimo suo contributo sull'ultimo numero della rivista Sistemi Impresa. So appunto che nei laboratori del Politecnico di Milano avete messo alla prova gli algoritmi su operazioni di assemblaggio collaborativo, lo raccontava appunto sulla rivista. Ci racconta un po', il progetto e soprattutto quali risultati poi ne avete tratto? Esatto, allora quello che diciamo, abbiamo fatto è abbiamo una piccola linea di assemblaggio. Sulla rivista parlo di un assemblaggio prototipale, quindi era l'assemblaggio di mattoncini per problemi anche di riservatezza nei confronti dell'azienda con cui stiamo sviluppando questi algoritmi. Allora, si tratta di un sistema di assemblaggio multistazione collaborativo, cioè un sistema nel quale convivono operatori e robot di tipo collaborativo. In qualche modo questi sono in un certo senso interscambiabili, cioè il robot può fare alcune operazioni che può fare l'operatore e viceversa. Quindi qui è determinante la scelta nell'attribuzione dei compiti, quello che in inglese potremmo chiamare dispatching degli ordini nei confronti di una stazione piuttosto che di un'altra, ma anche il problema di schedulare la produzione, quindi di anticipare alcune attività piuttosto che posticiparne delle altre. Allora, nasce l'idea appunto di avere questo tipo di decisioni formulate in maniera algoritmica, quindi la possibilità di utilizzare un digital twin per poter prevedere quali sono le strategie migliori per poi effettivamente implementarle. E quello che abbiamo ottenuto è sicuramente una strategia ottima che in qualche modo va a mitigare anche diciamo, l'incertezza che abbiamo sui parametri. Stiamo pensando ad una linea vera, per cui diciamo, i tempi di esecuzione dei vari job, dei vari compiti non sono in qualche modo deterministici e prefissati, quindi abbiamo in qualche modo la necessità di scontrarci rispetto ad un'incertezza dei dati che andiamo ad accumulare. Quindi un'operazione non è detto che duri sempre la stessa quantità di tempo, quindi andiamo a simulare anche le possibili evoluzioni diverse appunto a fronte di questa incertezza del sistema per scegliere non solo la strategia migliore, ma anche quella che è robustamente migliore, cioè nei confronti che riesce a mitigare in qualche modo gli effetti di questa incertezza. Bene, quindi provo a sintetizzare. Mi sembra di capire da quello che ci ha raccontato che il Digital Twin non soltanto velocizza un po' i tempi, ma aiuta anche ad ottimizzare forse le scelte, cioè riduce un po' i margini di errore, così. Sicuramente il margine errore sicuramente riduce al minimo i tempi morti, e quello che abbiamo fatto è appunto generare migliaia di simulazioni in contemporanea e in parallelo, proprio per cercare di esplorare il più possibile tutte le possibilità che abbiamo a livello decisionale. Quello che ne consegue è una produzione tipo ottima, quindi noi abbiamo come riferimento quello che sono gli ordini che un potenziale cliente fa nei confronti di un certo sistema produttivo, e quello che cerchiamo di fare è minimizzare la differenza tra quello che effettivamente produciamo e il corrispettivo ordine. Quello che abbiamo trovato appunto è un sistema che è in grado di seguire effettivamente la pianificazione nonostante dei possibili inceppamenti o qualcosa di questo tipo di natura propri della natura, insomma, del sistema manifatturiero.
Ottimo, bene, quindi abbiamo parlato di previsione, di ottimizzazione delle scelte. Le chiedo allora, ma la disponibilità di un supporto digitale così importante cambierà il modo in cui si prendono le decisioni in fabbrica? E soprattutto, dalla sua esperienza, quali settori produttivi ne saranno più avvantaggiati? No, sicuramente sì, diciamo la tecnologia c'è, sta maturando, sarà spero disponibile anche sul mercato. E pensiamo solo al fatto che prendere una decisione dal punto di vista di una macchina, di un computer, è sicuramente molto più efficiente rispetto a prenderla analizzando dei dati su un foglio di carta o su dei grafici. Come citavo prima, noi in qualche frazione di secondo siamo in grado di simulare diversi minuti in migliaia di condizioni possibili di evoluzione di un impianto produttivo o di un sistema produttivo, e ne consegue che l'efficienza nel fare questi conti rispetto a farli manualmente oppure basandosi empiricamente su grafici o su dati è notevole. Quindi abbiamo delle decisioni ottime calcolate in brevissimo tempo. Quindi diciamo, la possibilità di utilizzare questa tecnologia e i suoi benefici ovviamente ci sono. Per chi sono? Io lo vedo sostanzialmente su vari livelli, sia dal produttore diciamo, di grandi lotti, ma soprattutto in aziende che producono con un elevato mix produttivo, nel quale ovviamente questo tipo di decisioni sono importantissime, cioè che cosa incominciare a produrre. Con che velocità, sulla base delle richieste, sulla base di quanto è variegato il mix produttivo, sono domande complicate che però determinano la competitività di un'azienda. Bene, quindi occhi aperti, allora tutti i diversi settori potrebbero trovare insomma un vantaggio nell'adozione di questa tecnologia. Bene, speriamo allora che questa chiacchierata sia stata d'aiuto per quanti ci stanno ascoltando, che magari chissà potrebbero essere interessati anche loro a sperimentarla. Io ringrazio intanto ancora Andrea Maria Zanchettin, lo ricordo, professore del Politecnico di Milano, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie a tutti per averci seguito. Un saluto da Giorgia Pacino e da tutta la redazione di Parole di Management e appuntamento alla prossima puntata.